Sì, non vi nomino perché sicuramente farei una brutta figura. Siete numerosi, tutto il circondario, parto da Courgney perché è il mio sindaco, ma accomuno tutti quanti. Ringrazio l'arma dei carabinieri, ringrazio tutti i cittadini che hanno voluto unirsi a noi per questo pomeriggio, ma il mio è un amore incondizionato. Io ringrazio soprattutto i bambini che sono qua. Mi hanno impegnato mesi, settimane di lavoro su un progetto e che adesso vedono realizzato ciò che hanno compiuto durante tutto l'anno scolastico. Allora, cominciamo con due parole, ma ci sono delle sedie vuote, mi spiace vedervi tutti in piedi, approfittatene e accomodatevi. Allora, innanzitutto vediamo qui, mia sinistra e vostra destra, due carabinieri in alta uniforme che accompagnano un tricolore. Il tricolore copre per il momento una targa che scopriremo verso la fine del pomeriggio. Questa targa non vi dico cos'è perché la dovremo osservare da vicino, giusto Carmela? Io chiedo a Carmela perché non siamo autorizzati a fare come vogliamo, giusto? No, beh, siamo amiche da una vita, siamo state colleghe, adesso continuiamo ad essere amiche. Ecco, l'amicizia che è cominciata in un brutto giorno. In un giorno di marzo del 2004, quando la scuola elementare in cui io entravo quella mattina, facevo il pomeriggio, erano le 10:30, era in una situazione paradossale. Avete mai visto o sentito una scuola piena di bambini muta? Non c'era una mosca che disturbava quel mutismo. E io mi sono detta, è successo qualcosa. Sono salita al terzo piano e mi è stato detto il maresciallo D'Alessandro non c'è più. I bambini della mia classe lo avevano conosciuto a Natale, un po' prima di Natale, perché con lui si erano organizzati dei tour, chiamiamoli così, della caserma. Naturalmente per i bambini la cosa più bella era vi fate vedere le celle dove mettete i delinquenti, avete la pistola. Però i bambini per la prima volta entravano in contatto con le forze dell'ordine. Siamo entrati in quella caserma e ci hanno accolti alcuni carabinieri, ma non c'era ancora il maresciallo. Domande, risposte, attività, visita, fino a che in una stanza dove ci eravamo posizionati tutti, si apre una porta ed entra il maresciallo. Posso chiamarlo Enzo? Entra Enzo, grande, possente, ma questa sua figura era addolcita da un cestino pieno di caramelle. Lui era andato a procurarsi le caramelle da consegnare ai bambini dopo la visita. Questo è un ricordo che io ho negli occhi e che non ho mai, mai dimenticato e racconto sempre. È la mia fotografia del maresciallo. Non ho avuto tante altre occasioni per conoscerlo, ma quello è stato significativo, il suo animo. Bene, cosa abbiamo fatto dal giorno dopo? Potevamo fare due cose. O ci lasciavamo distruggere da ciò che era successo, o lo usavamo per fare qualcosa di buono, sull'esempio del maresciallo. E qualcosa di buono è nato a scuola. È nato a scuola tra di noi, Carmela ci ha caricate sul suo carro e abbiamo cominciato a lavorare con dei progetti sulla legalità, sulla conoscenza del mondo dei carabinieri e da 20 anni a questa parte i frutti li abbiamo sotto gli occhi. Abbiamo pubblicato dei libri. Io dico abbiamo, ma i bambini, il soggetto sono loro. Questo è il secondo, mentre il primo si intitola L'amico carabiniere. Abbiamo inciso dei dischi,
Abbiamo fatto delle sculture, abbiamo fatto dei disegni, di tutto e di più. Abbiamo fatto spettacoli teatrali, uno in particolare, bellissimo, perché mi chiamo Giovanni, dal libro di un signore che ha dato il nome Giovanni a suo figlio, nato il giorno dell'omicidio di Falcone. E questi bambini di quarta hanno recitato la storia di Falcone. Io non so quanti di noi la conoscono come l'hanno conosciuta loro. Ecco perché i bambini sono il mio amore incondizionato. Cosa abbiamo fatto? Siamo anche espatriati. No, beh, espatriati. Siamo andati in Sicilia. Abbiamo fatto un gemellaggio con due città della Sicilia, dove sono stati fatti altri lavori, dove sono stati pubblicati altri libri, e ultimamente, per non farci mancare niente, visto che la tecnologia avanza, ci siamo dati anche alla creazione di spot pubblicitari sull'Arma dei Carabinieri, naturalmente, che abbiamo visitato a Volpiano, gli elicotteristi, la scientifica, la caserma Cernaia e di tutto e di più. Abbiamo lavorato anche con le scuole superiori, con i giudici, abbiamo mosso mari e monti e continuiamo a farlo. Adesso naturalmente il filo lo dovevo perdere già prima, ma lo sto perdendo. dicevo degli spot, abbiamo girato degli spot che sono stati messi su Facebook e sono stati sottoposti al giudizio degli utenti, sono stati votati, fino a ieri si poteva votare lo spot migliore, e se voi andate su Facebook e digitate Associazione d'Alessandro li potete vedere tutti, sono lì a imperitura memoria. Cosa ho dimenticato, Carmela? È troppo buona. Comunque, allora, no, dicevo. Più di 1000 alunni che hanno seguito i corsi dell'amico carabiniere. È nata così, è la cosa. L'amico carabiniere. 20 anni. Dove è scritto? Da qualche parte c'è scritto. Non importa. Sono 20 anni e li festeggiamo qua perché? Perché il maresciallo D'Alessandro è stato titolare, diciamo così, della caserma dal 1987 al 1998, prima di approdare a Cornier, dove ha concluso troppo presto la sua vita. Quindi questo è il motivo per cui c'è questa lapide ancora coperta e di cui ci occuperemo dopo. D'accordo. Vi ho stufati? Sì. Vabbè, portate pazienza. Le cose da dire sono tante, non è che possiamo lasciare nel dimenticatoio tutto quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare, che mica smettiamo, eh? Chissà, magari un giorno gireremo un film. Ah, potrebbe arrivare. Potrebbe arrivare anche qua, perché basta lanciare un amo e Carmela. Ci autorizza, Carmela arriva subito. Perché l'arma è autorizzata. Certo, senza l'autorizzazione dell'arma non si fa nulla. Quindi grazie anche per averci permesso di farvi pubblicità tra i bambini, perché normalmente i bambini quando vedono una divisa scappano, no? Me lo confermate? E invece. Cioè, sorridono, ma non dicono né sì né no, non si sbilanciano. E invece no, noi abbiamo voluto portare la figura del carabiniere come una persona che aiuta, non che fa paura. E se i frutti daranno, se gli alberi daranno frutti, quello che abbiamo seminato in 20 anni può darsi che prima o poi lo vedremo come soluzioni ottimali. Allora, prima di dare la parola... Ok, ho detto tutto. Prima di dare la parola alle autorità presenti, io vorrei leggervi una poesia, sempre scritta da un bambino. Questa volta l'abbiamo scelta. L'abbiamo scelta tra le classi di Villa Abate, in provincia di Palermo, con cui avevamo fatto il gemellaggio. Il bambino lo nominiamo perché mi sembra giusto. Umberto Losardo, classe quarta, nel suo lavoro su Villa Abate, provincia di Palermo,
nel suo lavoro sulla figura del carabiniere. Lui l'ha intitolata Amico Carabiniere. Quindi questo ha già fatto un passo verso di voi. Caro amico carabiniere, sei sempre molto fedele. Grazie a te la città migliorerà. Protezione darai con sincerità. Tutti quelli non onesti scoprirai e di certo li troverai. Nessuno ti scapperà perché tu sarai sempre là. Non sbagli mai e sono certo che un eroe diventerai. Vogliamo fare un applauso a questo bimbo? Che li rappresenta tutti, li rappresenta tutti. Allora ti lascio il libro, grazie. Allora, adesso che abbiamo finito le chiacchiere, chi può rimanere in piedi e vogliamo iniziare questa celebrazione con il nostro inno nazionale. Grazie. Cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiamoci a coorte, sta pronti alla morte, sta pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, sta pronti alla morte, sta pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Perfetto, grazie, riaccomodatevi pure e adesso cominciamo a dare la parola alle autorità civili e militari presenti. Io ho un calendario di massima, spero di essere brava a rispettarlo, quindi do la parola per primo al sindaco di Rivara, Maurizio Giacoletto. Buongiorno a tutti, è con immenso piacere che ricevo tutti voi qui a Rivara, alle autorità civili e militari, agli amici e colleghi sindaci, alla città metropolitana, all'onorevole Augusta Montaroli, ai consiglieri regionali Bart e Fava, che sono qui, e a tutti voi carabinieri, al colonnello, al comandante. Io non ho conosciuto se non marginalmente il comandante maresciallo Enzo D'Alessandro quando era comandante qui a Rivara, perché ovviamente ero un po' più giovane, magari era uno di quei biscoli che inseguiva, no. Quindi non ho avuto modo di collaborare con lui come magari adesso nel ruolo che ho ricoperto e sto ricoprendo da sindaco, fatto negli ultimi anni con i comandanti che si sono succeduti in questa caserma. Sicuramente ha fatto un buon lavoro qui a Rivara, è comunque ricordato come comandante, però vorrei guardare oltre. Io vorrei guardare a come una famiglia è riuscita a, come dire, elaborare un lutto così importante, la perdita di un marito, la perdita di un padre,
far sì che questa gravissima perdita si sia trasformata in qualcosa di veramente grande. Avete sentito prima dalle parole della signora che cosa ha fatto l'Associazione d'Alessandria in questi 20 anni. Coinvolgere tutte queste scolaresche, coinvolgere i ragazzi, coinvolgere le scuole, significa cercare di costruire un futuro migliore per tutti, significa portare e far capire ai ragazzini che cos'è la legalità, cos'è il rispetto della persona altrui, del rispetto della divisa, ma di vivere in comunità con dei valori. Ebbene, se noi andiamo a guardare dopo, potrete ammirare i lavori che i ragazzi della scuola elementare di Rivara hanno fatto. Questo è solo un esempio, un piccolo esempio di ciò che è stato seminato in questi 20 anni da queste due donne, con l'aiuto di tante donne. Tutte donne, tenaci, è vero, le donne sono sicuramente... Infatti io me ne sono accorta comunque di quant'è tenace Carmela in questo mese di organizzazione. E quindi, no, per cui va tutto il nostro rispetto alla memoria del maresciallo D'Alessandro per il lavoro che ha svolto quando portava appunto la divisa, ma ancor più va a Carmela, a Laura e a tutte le donne che hanno lavorato con voi per, come dire, portare avanti la memoria di Enzo in un modo speciale, in un modo particolare, in un modo molto importante. Non mi voglio dilungare e ringrazio tutti voi, ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano ad allestire e a preparare questa giornata, ringrazio le associazioni, soprattutto l'Associazione di Rivara, tutti i labari che sono presenti qui con noi oggi, e buona continuazione a tutti voi. Grazie ancora. Buongiorno a tutti. Naturalmente io mi ero preparato un discorso, ma l'emozione è tantissima, non sarei riuscito comunque a seguirlo. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, tutte le autorità presenti, tutte le associazioni presenti, tutti i militari presenti, le autorità. Io sono emozionata perché sono arrivata proprio qui, in questa casa, nel lontano 87, quindi avevo 7 anni, e ricordo tantissimi episodi di quando ero arrivata, ma la cosa che più mi ha colpito è come la comunità rivarese ha accolto la mia famiglia. E oggi sapere che tanti rivaresi sono qui, ma anche non rivaresi, mi rende veramente orgogliosa di essere figlia di mio padre, perché vuol dire che qualcosa ha lasciato nonostante tanti anni siano passati. Ho tante facce familiari che, insomma, che vedo dai miei vicini di casa anche, e quindi sono molto emozionata perché, ripeto, questo calore che avvertivo appunto in quegli anni l'ho avverto ancora oggi. Non mi dilungo perché appunto l'emozione è tantissima, però questa vostra presenza per me è un grande abbraccio che continua a sostenere me e mia madre nonostante siano passati tanti anni. Quindi io vi ringrazio davvero di cuore per essere presenti, perché per noi è molto importante ricordare la figura di mio padre, che ha amato il suo lavoro in tutto e per tutto, e vedo tante facce familiari anche dei colleghi di mio padre, anche delle associazioni presenti, e quindi un grazie di cuore davvero, perché non voglio piangere, perché non sono abituata a piangere in pubblico, e quindi vi ringrazio davvero tanto, anche perché l'associazione, insomma, ha degli scopi ben precisi che portano i valori che aveva mio padre avanti, e quindi cercheremo sempre di più di infondere in queste nuove generazioni dei valori importanti per la nostra società. Un grazie ancora a tutti.
Adesso io passerei il microfono alla più alta autorità dell'Arma dei Carabinieri, spero di non sbagliare, il maggiore KU della stazione di Venaria. Grazie, buongiorno a tutti. Io volevo portare il saluto dell'Arma dei Carabinieri innanzitutto alla famiglia d'Alessandro, insomma, che con questa forza, questa tenacia porta avanti da tanti anni questo processo di identificazione dei valori dell'arma con il processo di crescita ed educazione dei bambini, che credo che sia una cosa stupenda, bellissima da vedere, insomma. Ringrazio tutte le autorità presenti, mi fa molto piacere che siano presenti anche onorevoli deputati che vedo unitamente ai consiglieri regionali di spicco della zona, vuol dire che cosa che noto nella quotidianità, ma ritrovarla anche in un momento particolare come questo di oggi, vuol dire che l'unità del canavese esiste ed è vera, insomma, è portata avanti, insomma, da tante persone che ognuno nel proprio ruolo crede in quello che fa e cerca di dare la mano a un territorio importante del Piemonte. Per cui volevo semplicemente portare ufficialmente il saluto dell'arma, il mio umile e quello un po' più rappresentativo del comandante della Legione e del comandante provinciale, che per motivi concomitanti, insomma, non possono essere presenti oggi a Rivara. Sono orgoglioso di essere qua, sono felice e vorrei terminare con un semplice augurio che l'associazione possa proseguire con i propri intenti, con la stessa passione per tanti anni. Grazie e buona serata a tutti. Allora, un altro intervento, questa volta vorrei chiamare qui, io non lo conosco, quindi quando lo nomino, se si avvicina mi dà un segno, il sindaco che era presente quando il maresciallo D'Alessandro era a distanza qui a Rivara, l'ingegner Andriollo. Buongiorno a tutti. Effettivamente io ho avuto la fortuna di conoscere D'Alessandro anche per la posizione che con la fascia tricolore, perché negli anni 90 avevo già quell'impegno. E devo dire che con D'Alessandro ci siamo sempre trovati bene. Dal primo incontro ho visto proprio una persona che dall'altra parte trasmetteva sicurezza, trasmetteva tranquillità, si sapeva subito con cui parlare. Era una persona che non era di tantissime parole, non faceva i grossi discorsi, ti guardava negli occhi e capivi già subito come la pensava. Era una persona pacata, proprio che incarnava effettivamente l'Arma dei Carabinieri in toto. Sapeva darti la parola giusta, consigliarti, sapeva non farti prendere dall'agitazione. Qualche volta nel paese ci muovono certe cose, io ero un po' agitato, lui con calma diceva: ci siamo noi, stia tranquillo e queste cose si risolveranno. Con la sua pacatezza, con il suo modo di fare, però le portava avanti, e decisione. Quindi io sono stato proprio onorato di averlo conosciuto, e quando quel giorno che mi è arrivata la notizia che a Cornier era mancato, è stato per me una fitta al cuore veramente grande. Infatti sono andato subito a trovarmi, perché mi era mancato un amico, veramente un amico. E sono contento che Carmela, quando questa primavera, dice: facciamo qualcosa nei 20 anni, mettiamo anche qualcosa, un ricordo qui a Rivara. Benissimo, io sono stato subito pronto a dargli una mano. Questa parte abbiamo iniziato, poi non abbiamo potuto fare l'inaugurazione perché quest'anno, con il fatto delle elezioni, non si poteva fare le adunanze, non si poteva avere le persone, quindi rimandiamo dopo, e siamo arrivati al momento giusto. Grazie Carmela di aver ricordato questo grande nostro amico, grande mio amico. Grazie.
Grazie. Allora, per continuare con le autorità civili, io chiamerei qui addirittura tre esponenti. Roberto Ravello, presidente della Commissione Bilancio della Regione Piemonte, il consigliere Mauro Fava e il consigliere Sergio Bartoli. In trio. E poi vi giocate ai bussolotti chi parla o chi non parla. Buongiorno a tutti, loro mi incaricano a me, ma non dirmi come l'altro giorno perché sono più anziano. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi, grazie dell'invito, ma un grazie particolare va a Carmela e Laura, perché posso dire che ho avuto la fortuna di iniziare come amministratore su Quarnier nei primi anni del 2010-2011, quando si iniziava a fare i primi passi con l'associazione. Abbiamo fatto le prime giornate dedicate ai bambini, sempre con grande successo. Io ho avuto l'onore anche di conoscere il maresciallo, però allora ero, posso dire, un po' ragazzino, perché ero sulla fascia dei 25-30 anni, eravamo un po' quei birichini che c'erano in giro. Poi crescendo si cambia e si arriva ad oggi a capire quello che veramente ha fatto su questo territorio il maresciallo. Non solo su Rivara, ma su Quarnier ha lasciato un'impronta non indifferente sui nostri territori. Ma oggi l'impronta più bella la stai lasciando te, Carmela, perché quello che stai facendo con i ragazzi è una cosa che riempie il cuore di gioia, perché quando vedi le giornate che dedichi a loro, con le famiglie e tutto quello che fai con le scuole, penso che sia un onore ricordarlo, ma lui da lassù ti ricorda e ti ricorda bene, perché sa benissimo quello che tu stai facendo per tutti i ragazzi delle scuole. Io l'altro giorno ero da Laura e mi ha detto una cosa che mi è stata impressa quando abbiamo fatto a sé. Mi hai detto una cosa, ma perché non hai mai pensato di entrare nell'arma? E tu mi hai risposto: entrare nell'arma vuol dire avere la passione di fare il carabiniere. Noi abbiamo la buona volontà, ma se ti manca la passione, perché ti mancano tante cose. E quello ti ho ammirato tantissimo. Brava Laura, mi hai dato una risposta che poi mi ha lasciato quasi senza parole. Stavamo parlando di alcune cose. Che vi dico, adesso lascerei anche la parola ai miei colleghi, perché se no, allora vi portiamo il saluto, ma da parte nostra di tutti i colleghi consiglieri, del nostro Presidente del Consiglio, ma innanzitutto del nostro Governatore Alberto Cirio. Grazie a tutti e buona manifestazione. Allora, sono news ed entrate dell'ultimo momento. Allora, so che qui ci sono l'onorevole Augusto Montaruli, la senatrice Paola Ambrogio. 2G, 1G, io leggo quello che c'è scritto. E qui in rappresentanza della nostra nazione. Faccio come prima, giocate ai bussolotti, chi vuole parlare? Anche da parte nostra assolutamente, giusto un saluto anche da parte nostra a tutta l'associazione, alla signora Carmela e alla figliola, che ringraziamo per il grande impegno che ha messo in questi 20 anni di fatto all'interno delle scuole, a tutta l'organizzazione, al sindaco, ai sindaci e all'arma dei carabinieri, e per tutto quello che fa al fianco delle istituzioni, con le istituzioni, per la cittadinanza. Quindi grazie veramente in questo momento, che è un momento prezioso per rinnovare tutto un presidio di principi e di valori in cui tutti noi ci ritroviamo. Grazie mille. Grazie. Quindi avete visto, rappresentanti dell'arma, dello Stato, della Regione, ci manca ancora un rappresentante della provincia che chiamo adesso Emanuele De Giovanne. Allora, il mio cognome è De Zuane, lo dicevo prima, è un cognome fatto all'anagrafe, perché mio nonno si chiamava in maniera diversa. Venendo qua oggi, ringraziate tutti, stavo pensando che io sono nato in provincia di Torino, Castellamonte, perché mio nonno, che veniva da tutta un'altra parte d'Italia, però era un carabiniere, finita la guerra, almeno nella provincia di Bolzano, si trasferì qua a Torino, e per quel motivo sono nato in Piemonte, quindi i carabinieri nella mia vita sono un elemento importante. Pensavo un'altra cosa con il sindaco di Rivara, che siamo qui a Rivara, che io prima di fare il consigliere metropolitano, oggi si chiama così la provincia, chiamiamola pure provincia,
ho fatto il sindaco di Volpiano per 10 anni e a Volpiano la presenza dei carabinieri è una cosa importante. Addirittura quando ero sindaco, era il periodo del duecentenario dell'arma, l'arma è nata alla fine del 1814, la caserma Bergio a Torino, la seconda stazione dei carabinieri della storia è a Volpiano e lo scopriamo da documenti che ci dicono che nel gennaio del 1815 c'era la caserma dei carabinieri. Quindi una cosa importante anche come amministratore, oltre che nella mia vita, e infine il rapporto che c'è stato con Rivara, come dicevo al sindaco, abbiamo anche una scuola pittorica con quadri esposti in prestigiosi musei, denominata Volpiano Rivara. Questo è il saluto, ma fa vedere anche come il territorio, specialmente da amministratore che si occupa di qualcosa, è importante, e quando amministri il territorio i rapporti con l'arma sono fondamentali, lo dico da sindaco e amministratore ancora adesso, e quindi è una cosa dovuta a quello che si fa oggi, sia ringraziare per chi ha lavorato in questi anni, in questi 20 anni, perché non è banale, perché le cose, come dico io, spesso nascono, ma poi è molto più difficile, è molto più importante portarle avanti, e di questo vi ringrazio io personalmente a nome della città metropolitana di Torino, del sindaco metropolitano Lorussi e di tutti i consiglieri metropolitani. Grazie ancora. Grazie. Allora, adesso bisogna fare un po' di spazio. Bambini, tocca a voi. Dovete venire tutti qua. Esattamente come eravate posizionati prima, lo fate qua. Fino alla fine della linea gialla. Ok, lì. Esattamente come eravate posizionati prima. Le maestre che hanno dedicato il lavoro di un anno e in chiusura questo pomeriggio, ne tengo una qua vicino a me a cui darò il microfono, che ci racconterà cosa fanno adesso i vostri alunni. Buongiorno a tutti, innanzitutto porto i saluti della nostra dirigente scolastica Mariella Melone, che non ha potuto essere qui con noi. Noi ringraziamo Carmela, che non c'è là, l'associazione, ringraziamo tutti voi per questa grande opportunità che ci avete dato. Abbiamo imparato di più, vero ragazzi, su che cosa fa e chi è un carabiniere, e noi reciteremo delle poesie e canteremo un canto, il ritornello di un canto alternato alle strofe, perché non ce l'abbiamo fatta impararla tutta, scusateci, troppo poco tempo. Grazie a tutti. Allora, per poter ascoltare bene i ragazzi, vi do un consiglio, parlate forte, molto forte, ok? Maestra, quando volete. Ok, chi inizia? La classe terza. Forte, eh? Il carabiniere è un amico. È un amico vestito di nero, molto valoroso e sincero. È un amico con un grande cuore, offre aiuto tutte le ore. È un amico che va in missione, porta la pace con molta passione. È un amico che rischia la vita e con i malviventi la fa sempre finita. Un amico indagatore che arresta ogni impostore. È un amico che è una multa può dare se le regole non sai rispettare. È un amico che ferma i veicoli per abitare spiriti pericoli. Essere un amico carabiniere è un importante mestiere. Il carabiniere è un amico che vale davvero. Bravi, classe terza di Rivara. Ed ora? Classe quarta. Classe quarta, forte. Giovane padre, Anastasia sei andato e non sei più tornato. Giovane forte, sei partito lasciando il tuo bambino con lo sguardo smarrito. Lo scoppio di suo pianto ti ha sorpreso, levandoti la vita. Nulla è rimasto, niente più. Non un sospiro, non un respiro più. Lacrime di mamma, lacrime di moglie. Nel cuore c'è un dolore che non più si scioglie. Nelle tue mani strette, mentre in alto voli nel cielo, ti do un sorriso e un ultimo pensiero. Soldato di pace, morto in guerra, carabiniere in cielo, carabiniere in terra. Queste poesie sono
sono tratte dai due libri che sono stati pubblicati con le poesie dei vostri compagni. Adesso sono grandi i vostri compagni, ma voi li continuate a portare avanti. E questa che abbiamo sentito era dedicata agli eroi di Nassiriya. Ora la quinta. Amici carabinieri. Forte. Carabinieri, protettore della legalità, fa vivere tutti noi in serenità. Li trovi dappertutto, con lealtà, pronti ad affrontare ogni difficoltà. Rischiano la vita, lavorano senza sosta, senza mai pentirsi nemmeno una volta. Dietro quella divisa che portano con rispetto, amore e fedeltà può trovare un uomo, un amico e anche un papà. Noi poi abbiamo la canzone, dove la facciamo? Alla fine. La canzone alla fine. Alla fine. Io però sono curiosa. Voi grandi che siete lì e vedete cosa hanno scritto sulla schiena i bambini, me lo dite forte che io non lo leggo? Forza, la tua volontà, i tuoi valori continuano a vivere con noi ogni giorno. E adesso me lo ridite tutti però. E insomma, forte e insieme, dai, tutti quanti, via. Girati, la tua assenza, la tua forza, la tua volontà, i tuoi valori continuano a vivere con noi ogni giorno. E davvero dobbiamo fare tesoro di questa affermazione. I valori che devono continuare a rimanere con noi, grandi e piccini. Grazie bimbi, rimaniamo lì, ci sediamo per terra maestra. Ma sì, dai, siete stanchi di stare in piedi. Allora, c'è ancora una persona che vogliamo ascoltare. Però ragazzi, mi sa che sarà meglio che vi voltiate di qua perché dovete ascoltarlo con molta attenzione. Sto parlando di Don Diego Maritano, cappellano militare. Scritto qui, parla ai bambini, quindi... Allora, la maestra Carmela, mamma Carmela, come vogliamo chiamarla, mi ha chiesto, quasi nonna, mi ha chiesto di dire due parole a voi. Mi sono ricordato, quando andavo a scuola, come voi, e l'insegnante di scienze, voi fate già scienze, bravissime, ci spiegava la luce delle stelle morte. Io dicevo, come fa? Se luce è essere morta, sarà vivente. E allora l'insegnante ci diceva, quando andate al mare, in genere la sera dell'estate, siamo sugli scogli, guardiamo il cielo, è più facile al mare, no? Quelle stelle che brillano, in realtà sono morte milioni di anni fa, ma la loro luce giunge a noi a distanza di così tanto tempo. E questo mi fa dire una cosa. Anche se le cose, le persone scompaiono, la loro presenza continua a essere qui, a lasciare una traccia del loro passaggio a distanza del tempo. Quando noi a scuola studiamo Dante, studiamo Manzoni, studiamo Ungaretti, no? Loro sono scomparsi, non li possiamo più toccare, vedere, ma attraverso le loro opere, loro sono presenti, il loro messaggio parla a noi. Sono delle tracce come le stelle nel cielo luminose che ci parlano. Noi oggi allora siamo qui a ricordare una persona che purtroppo non è più qui con noi fisicamente, ma il cui insegnamento, operato, i suoi valori invece sono come le stelle, sebbene lontane anni luce nel tempo, qui una ventina d'anni, brillano e risplendono nel nostro cielo, nel cielo di questi comuni in cui lui ha vissuto, con la sua famiglia, ha operato, ed è stato un punto luminoso come una stella di legalità, di educazione. Noi andando a scuola, si dice, no? Abbiamo l'insegnante che insegna, no? Cosa vuol dire insegnare? Arriva dal latino, interessante, in signum, lasciare un segno in profondità, fare un tatuaggio indelebile sulla pelle della persona.
Provate a pensare quando Michelangelo con lo scalpello insegnava, lasciava un segno su un pezzo di roccia fredda, no? Che non diceva niente. E da quella roccia piatta tira fuori il suo David, un essere vivente, meraviglioso, che esprime vitalità. O provate a pensare quando Raffaello col suo pennello incideva un pezzo, come dire, di tela anonimo, grigio, no? E dal quale esce il volto della Gioconda, di questa donna che ovunque vai ti guarda e sembra una donna viva, vera, oggi, no? Ecco, allora, insegnare significa questo, lasciare un segno. Allora, noi oggi siamo qui perché il maresciallo D'Alessandro ha lasciato un segno, un insegnamento nella nostra vita, che attraverso l'associazione portata avanti dalla moglie, dalla figlia e da altre persone, vuol far sì che sulla nostra tela, sulla tela della nostra vita, sulla nostra persona, che è ancora un po' senza forma, morfa come la pietra, possa incidersi, scavarsi qualcosa di grande, perché anche noi possiamo diventare un capolavoro, un'opera d'arte, così come quel marmo è diventato il Michelangelo e quella tela è diventata la Mona Lisa. Allora ecco, grazie a tutti quelli che oggi hanno operato e sono qui per realizzare questa targa, e ogni volta che passeremo davanti sarà come una stella che non è più presente fisicamente, ma continua a brillare e essere per tutti noi questa caserma con questa targa un punto di riferimento, perché in qualsiasi momento buio della nostra vita noi possiamo venire qua a suonare il campanello dei carabinieri e chiedere aiuto, perché qua ci sarà sempre una luce che ci accoglie, che ci accompagna, come il cielo di notte stellato che anche se buio ci fa vedere dove andiamo. Quindi grazie a tutti e buona festa. Grazie. Allora, adesso siamo al momento fondamentale del motivo per cui siamo qui. Vedete là? Quel drappo lì, che cos'è? Bianco, rosso e verde, che cos'è? La nostra bandiera, che copre una cosa importante, altrimenti avrebbero messo una tovaglia, qualunque altra cosa, ma se c'è la bandiera, sotto c'è una cosa importante. Addirittura di fianco, a guardia, ci sono due carabinieri in alta uniforme. Vedete che non sono come quelli vestiti normali che sono qua, questi sono proprio in alta uniforme. Non si muovono, non sorridono, sono impeccabili, hanno sorriso, bene. Allora, sotto quella bandiera c'è una targa non quella delle macchine, eh? No. Ah, è una tavola su cui sono incise delle cose. Innanzitutto sono incise un grazie ai carabinieri che sono sempre vigili e fedeli, aiutanti di tutto ciò che succede nel nostro territorio. E poi c'è il ricordo del maresciallo D'Alessandro. In più c'è una foglia dipinta. Avete mai visto le foglie dipinte? Bene, meno male. Perché qui c'è l'autore, qui c'è un signore là che si volta facendo finta di niente, che si firma Fra Gri, è un pittore borgnatese che è specializzato nella pittura, nella creazione di quadri su foglia, e sulla sua foglia qui ci sono tre carabinieri, dico bene? Perfetto, ho fatto i compiti, ho studiato e ho anche fatto bella figura. Carmela, andiamo a scoprire la targa? Prego, potete scoprire. Thank you.
sorreggimento sulla testa. Ero piccolo, questo è vero, ma il ricordo non viene mai meno. Lui per primo mi è stato amico, ora non c'è più per me il mondo strano. Quella carezza che ho ricevuto la regalo a chi da suo turno serve in mille modi, in piccoli paesi, in tanti altri grandi luoghi. Grazie a quella dolce carezza, adesso so che ho un amico in più e ha lo spirito di un cavaliere ed è il maresciallo Alessandro. Sì! E mentre con gli altri ancora dormo, lui veglia sempre su di noi. Il suo ricordo è sempre vivo nel mio cuore rimarrà un vivo. Passano le ore, da Alessandro è sempre nel cuore, ogni giorno è tutta la vita, la sua immagine è mai stata svanita. Passano le ore, da Alessandro è sempre nel cuore, ogni giorno è tutta la vita, la sua immagine è mai stata svanita. Questa sarebbe stata una canzone unica, però noi non ce l'abbiamo fatta. Fate un applauso ai vostri ragazzi perché sono stati bravissimi. Tu sei stato la forza dello Stato, sei anche stato l'aiuto della gente, ogni giorno tu eri presente. Anche nelle giornate più assolate eri presente sul bordo delle strade. Ci sorvegliavi negli stadi, facevi festa con noi in piazza. Sei sempre stato la nostra sicurezza. Passano le ore, Alessandro è sempre nel cuore. Ogni giorno per tutta la vita, la sua immagine è mai stata finita. Passano le ore, Alessandro è sempre nel cuore. Ogni giorno per tutta la vita, la sua immagine è mai stata finita. Oramai la tua anima è lassù, dove tutto ora brilla di più. Con i tuoi grandi occhi ci osservi e per sempre ci proteggerai. Passano le ore, ed Alessandro è sempre nel cuore. Ogni giorno per tutta la vita, la sua immagine è mai stata sparita. Passano le ore, ed Alessandro è sempre nel cuore. Ogni giorno per tutta la vita, la sua immagine è mai stata sparita. Grazie. È giusto per ricordarlo, la scuola è cominciata da una settimana.